Via pure così. Eh? Via pure per così. Pronto, vai, ancora meno. Allora, abbiamo il capitano Stefano Ambrosi. Sorridiamo per una battuta che così abbiamo fatto e che esula dall'incontro. Nella realtà si poteva sorridere alla fine di questa partita, purtroppo al 44esimo del secondo tempo, un gol incassato sull'ennesima palla inattiva e dopo che a mio avviso la Ternana era stata superiore al Taranto. Non so che ne pensi tu di questa partita, poi dopo parliamo di altre cose. No, hai fatto un'analisi perfetta, siamo stati superiori nettamente come squadra. Se c'è una delle due squadre che ha pensato a giocare e a cercare in tutti i modi la vittoria è stata la Ternana, l'ha dimostrato fino alla fine. Abbiamo pagato l'ennesima disattenzione difensiva e che ci è costata ormai, se andiamo a contare, ci saranno costati quasi 8-10 punti queste palle così. Sì, infatti condivido la tua affermazione e poi mi risulta, perché io non vengo a vedere gli allenamenti a differenza di Ivano Mari e di Giovannetti, però loro mi hanno raccontato che il mister Toscano in settimana aveva fatto allenare la squadra specificamente su queste palle inattive, perché come tu dicevi poco fa sono costate parecchi punti alla Ternana col Pavia e Carpi e altre partite, insomma, senza nominarle tutte. Col Carpi poi si è vinto, grazie a Dio, qui a Terni, però insomma è l'ennesimo gol che nasce sempre dal vertice destro della rigore. Stavolta addirittura si era quasi vicino alla linea di centrocampo, poco dopo la linea del centrocampo, però sempre, beh, però un po' meno rispetto al gol preso col Pavia. No, vabbè, ma queste, ripeto, sono purtroppo quando vengono tutti i giocatori in aria, poi noi sicuramente il nostro punto forte non è quello di tenere bene le marcature, siamo una squadra più propensa forse all'attacco e abbiamo meno esperienza sotto quel profilo là. Però purtroppo poi questi piccoli errori si pagano. Diciamo che se oggi fosse andato tutto bene, non dico che si sarebbe chiuso e ipotecato il campionato, ma quasi. Però siamo pronti a ripartire, pensiamo già da oggi al Pisa in prospettiva futura. Diciamo che la squadra sull'1-0 era in posizione di sparo perché poteva giocare in contropiede, ha sciupato forse qualche palla gol per il raddoppio. Era rammarico quello lì, perché se magari facevi il raddoppio che chiudevi la partita 2-0, poi non ci sarebbe stata più storia, sicuramente. E dopo che hai visto le due squadre, sia all'andata che al ritorno, che impressione dai sia della Ternana, dove tu giochi, che del Taranto? No, ma io ripeto, se noi rimaniamo con questa concentrazione, questa intensità e con queste prestazioni, non penso che abbiamo dimostrato sotto tutti i profili e su tutti i campi di essere la squadra migliore del campionato. Anche oggi, se c'è una squadra che ha giocato nettamente, è stata la Ternana, non è stato il Taranto. Il Taranto ha fatto mezzo tiro in porta, un cross, e ha pareggiato una partita che non penso meritava di pareggiare. Noi abbiamo fatto forse Bremer, che credo sia stato il migliore in campo, facendo due grossi interventi al primo tempo, uno al secondo, e si aggancia bene la palla Salif di andare là quando gli ha fatto il pallonetto, se la riesce a spostare un po' prima è finita la partita. Quindi ripeto, se diciamo i valori sono questi, i ritmi sono questi, sapendo come noi prepariamo le situazioni, come ci prepariamo a tutto, credo che comunque noi andremo bene. La Ternana gioca lunedì il posticipo a Pisa. A Taranto domenica, è l'ultima domanda, a Taranto domenica c'è un altro bello scontro tra il Taranto e la Provercelli. Come vedi le due partite? Sicuramente la Provercelli è un'ottima squadra, parecchio corridori, ci misero parecchio in affanno l'andata e quindi è un'ottima squadra. Per il Taranto sarà una partita molto tosta e anche perché comunque qualsiasi risultato esce sono liberi i concorrenti che ci stanno addosso a noi, quindi noi speriamo che fanno un buon pareggio e per tutto, e noi dobbiamo cercare di fare risultato fino a Pisa. Stando attenti alle palle inattive. Ma sì, quello, ma non bisogna nemmeno esagerare più di tanto. Dai, adesso sto cercando di farti scherzare, perché già nell'intervista che ti ha fatto Luca Giovannetti eri teso, perché è chiaro che questa partita vi teneva in tensione perché era uno scontro al vertice. Allora già non ti ho visto sorridente. No, perché è una partita importante che in un certo senso era una ciliegina sulla torta per tutti i sacrifici, il lavoro che abbiamo fatto da inizio anno noi. Noi non siamo partiti sventolando la vittoria del campionato a nessuno.
ci siamo creati con i presupposti del lavoro e del sacrificio questa situazione a tale e la stima e il rispetto della gente di Terni. E dispiace per una piccola sfumatura aver tolto una bella soddisfazione che oggi potevamo regalarci ancora. A proposito, grande pubblico, grande incitamento. Infatti ho detto, secondo me oggi la vittoria è stata anche sotto il profilo del pubblico, nel senso di che se qualcuno pensava che Taranto fosse l'unica piazza che poteva dimostrare di essere categoria superiore, penso che siamo arrivati primi anche in questo oggi. Senz'altro, in bocca al lupo.